What's On. Speciale TOSM. What's On? Ben ritrovati dal Media Plaza del TOSM. Ospite con noi un sindaco. Abbiamo infatti Maria Pia Bottacchi, sindaco di Cannero Riviera. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo una particolarità, anzi quasi un record, perché sì, da ben 6 anni Cannero Riviera, che è in provincia di Verbania e si affaccia sul Lago Maggiore, vince più che altro, nel senso viene assegnata a questo splendido comune la bandiera blu, ed è l'unica, insieme ad un altro comune piemontese, ad avere la bandiera blu affacciandosi su un lago. Esatto, infatti è la bandiera blu che ci viene assegnata da 6 anni consecutivamente dalla FE, che è la federazione internazionale che si occupa di ambiente e di turismo sostenibile. È importante, per poter ricevere questo riconoscimento, la condizione delle acque. Le acque devono essere naturalmente perfettamente a posto. Viene l'ARPA ogni 15 giorni, esamina e analizza le acque, e naturalmente soltanto se i valori sono rispettano quella che è la qualità richiesta dalla FE, ci viene permessa, ci viene data la possibilità di balneazione. Viene tenuto conto anche di quella che è la situazione della spiaggia, la spiaggia che deve essere ordinata, deve essere sorvegliata dai bagnini, deve avere dei servizi a disposizione del pubblico, e poi naturalmente ci deve essere un'attenzione alla raccolta differenziata. Noi abbiamo raggiunto il 70% all'ambiente circostante. E oltre a questa bandiera, che è importantissima, soprattutto è un forte polo di attrazione sui turisti, soprattutto i turisti che arrivano dalla Germania e dall'Olanda, dalla Danimarca, visto e considerato che questo simbolo è molto conosciuto in quelle regioni. Un altro riconoscimento che noi abbiamo è la bandiera arancione dal 2008 del Sì, infatti volevo proprio chiederle, perché Cannero è famosa anche per un'altra iniziativa a livello internazionale. Sì, parla della mostra degli agrumi. Esatto. Infatti proprio uno dei motivi per cui il Turing ci ha assegnato la bandiera arancione è proprio perché noi abbiamo cercato di valorizzare questa nostra eccellenza. Cannero dal 1500, lo dicono gli storici locali, grazie al suo microclima mediterraneo, che permette appunto di avere una certa temperatura tanto durante il periodo invernale quanto primaverile e autunnale, ha la possibilità di coltivare gli agrumi che sono tra l'altro molto apprezzati, e proprio per cercare di far conoscere queste nostra caratteristica, abbiamo pensato di pubblicizzarla, e da 3 anni stiamo allestendo nel primo weekend di marzo la mostra degli agrumi, a cui intervengono tantissimi turisti sia dal nord Italia quanto anche dal nord e dal centro Europa. E tra l'altro potremmo vantare un altro record a breve, perché proprio a Torino c'è qualcuno che ha pensato di realizzare la prima birra agli agrumi di questa località. Infatti proprio dalla regione Piemonte questa cosa ci ha fatto piacere, perché appunto la regione incomincia a prendere in considerazione questa peculiarità che è veramente un po' strana, visto che ci troviamo a 46 gradi di latitudine nord.
la presenza appunto degli agrumi piemontesi. A questi, alla proprietaria della del birrificio torinese, che il cui mastro birraio voleva realizzare una birra agli agrumi, ha consigliato di non utilizzare quelli siciliani, bensì quelli piemontesi, e con grande meraviglia della proprietaria è stato scoperto che appunto gli agrumi piemontesi si trovano a Cannero, e a quanto pare i risultati ottenuti sono proprio soddisfacenti. Quindi una località mediterranea nel nord Italia, birra, la possibilità di fare il bagno nel Lago Maggiore e infine questa meravigliosa fiera degli agrumi. Ringraziamo a questo punto il sindaco Maria Pia Bottacchi e ovviamente invitiamo tutti a visitare Cannero Riviera nel Verbano. Ecco, vi aspettiamo. Per esempio, una grande manifestazione suggestiva sarà quella dell'11 di luglio, quando in occasione della patronale noi faremo l'alza bandiera blu, e poi soprattutto particolarmente suggestiva sarà la luminaria, cioè verranno messi sul lago 5.000 lumini che galleggiando, seguendo le correnti, si disporranno nelle forme più strane e renderà veramente la notte particolarmente magica. Grazie ancora. Grazie, e buon proseguimento. A voi e buon lavoro. What's on? What's on? Speciale Tosma. What's on?